Oggi facciamo la tisana magica con i fiori di glicine. Ebbene sì, sono commestibili, solo i petali però. Potete utilizzarli per decorare le torte, farli fritti oppure fare una bella tisana. Ecco qua i miei fiori, li ho già lavati. Adesso vado a staccare i petali e li metto all'interno di un pentolino con 500 ml d'acqua. In questo caso ho utilizzato due grappoli di fiori. A fine video vi lascio scritte tutte le proprietà di questo fiore che ho trovato su internet. Portiamo sul fuoco e facciamo bollire. Appena bolle, spegniamo la fiamma, copriamo e lasciamo in infusione giusto un minutino. In seguito andremo a filtrare il tutto. E praticamente la tisana è già pronta. La possiamo addolcire con un po' di zucchero o del miele. E ora la parte più bella di questa ricetta, fatela con i vostri bambini. Basta aggiungere un po' di limone e la tisana per magia da verde diventa rosa. Guardate che bello! Io mi sono divertita tantissimo a fare questa tisana, è veramente semplice e è carina questa cosa che cambia colore. Spero che anche a voi sia piaciuta questa ricetta e provate a farla, vi divertirete di sicuro. Un bacione e ci rivediamo prestissimo, sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!